Mi piace questa luce. Ho appena terminato la challenge di oggi, spoiler. Finirò la challenge così in questa stanza, ma credetemi, anche se può sembrare una challenge semplice, provatela e poi fatemi sapere. È una challenge che sembra semplice, ma poi quando la stai provando dà un fastidio assurdo. Mi è venuta in mente l'idea di coda davanti challenge. La chiamo così perché sinceramente io non ho ancora visto nessuno fare una challenge del genere. Di conseguenza, se voi volete riprodurla, utilizzate l'hashtag o comunque lo stesso nome. Ho deciso tra l'altro di approfittare per farvi vedere a grandi linee la mia morning routine, perché l'anno prossimo mi piacerebbe fare di tanto in tanto dei vlog, ma io non sono per niente brava e non ho l'attrezzatura giusta per sappiatelo. Farà schifo a livello di vlog, spero che vi possa intrigare e divertire a livello di challenge. Mi raccomando, condividetelo, mettete like, iscrivetevi al canale, fatela a tutti in modo che io possa divertirmi allo stesso modo in cui vi state divertendo voi. Buon divertimento e noi ci vediamo alla fine del video. Ultima cosa, se avete delle challenge da consigliarmi, ovviamente consigliatemele qua sotto nei commenti, perché io sto finendo le idee, ragazzi. O mi dite delle challenge che hanno fatto gli altri che vi piacerebbe che facessi anch'io, oppure mi dite, ah Giovanni, prova a fare questa cosa. Io non vi mangio, ve lo giuro. Ok, vi giuro che ho solo fatto il pipì. Forse avrei preferito la sera. Passo a legarmi la chioma. Sto veramente tanto adesso. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è mettere sul caffè. Caffè messo su. Ora andiamo a preparare la colazione di oggi. Ho già dei capelli in bocca, è una cosa che odio, io mi odio tutti. La colazione di oggi prevede... Non toccarti i capelli! La colazione di oggi prevede fette di pane fatto da me in casa, ricottina senza lattosio, marmellata, un'arancia spremuta, diciamo così, con la cannella, caffè, assolutamente caffè, ricottina, marmellata, arancia. Io immagino che voi non stiate capendo il senso di questa cosa. Ve lo giuro, mi sta dando un fastidio tutto questo, ma un fastidio. Se giro un po' la testa di lato vale, giusto? Mi verrà il torcicollo. Ah, arancia ghiacciata sulla coscia. Ditemi se questa cosa ha un senso. Passiamo al pane. Allora. Ah, ho perso il coltello. Dove ho messo il coltello? Eccolo. Sapete, con i capelli davanti non l'avevo visto. Oh, non mi sta rendendo conto di quanto io faccia schifo a girare video del genere. Ricottina. Tra l'altro sappiate che io stanotte non ho praticamente chiuso occhio, ho fatto un incubo dietro l'altro, ricottina sulle fette di pane. Io sto riprendendo tutto perché sto cercando di fare la cosa più realistica possibile, ma probabilmente dei tagli li farò. Però sappiate che non sono una kebara. Sto mischiando un pochino di marmellata di fragole con la ricottina. È anche impossibile da spostare la coda qui. Ci provo così. Buongiorno. Sto finendo l'ultima settimana di dieta. Dato che mi hanno detto che le spezie... Ma mi si stanno appiccicando tutti. Dato che le spezie mi hanno detto che riempiono un sacco, sto provando a metterle dappertutto e quindi ne metto un pochettino. Sì, io sto usando lo stesso cucchiaino per tutto, però tenete conto che vivendo da sola a casa mia ci mangio solo io, voi non fatelo. Se vivete in casa con altre persone non fatelo, soprattutto in questo periodo. Integratori naturali, sono abituata a prenderli da un sacco di anni facendo sport. Io comunque conduco una vita abbastanza attiva. La salute. Dubbio anemico quando devi buttare giù le pastiglie. Farciamo le mie fette di pane con la ricottina. Quindi adesso da mangiare mi rimangono queste due cose. Questo sarà difficoltoso perché la ricotta è super appiccicosa. Proviamo il metodo di prima. Sarà un disastro. Noi mi chiedo, quelli che avevano il tuffo, tipo negli anni 2007, quando c'era la moda degli emo,
la mattina, come lo facevate per capire? Tra l'altro con immensa autostima vi sto mostrando il mio lato peggiore. Viva me. Sono tutto goffoloso. Per la seconda fetta provo dall'altro lato. Un sorso di caffè, proviamo così. No. Ok, ok, ok. No. Sono anche più bella da questo lato. No! Io sono comunque ancora convinta che il peggio deve ancora venire. Ho un capello in bocca. Ho deciso che torno da questo lato perché ero più comoda. Fun fact, voi tenete la tazza così oppure la tenete per il manico? Come? Io non ci riesco più a tenerla per il manico. Sto digerendo, scusate. Beh, questa è un'operazione abbastanza semplice, non mi dà particolarmente fastidio. Abbiamo trovato qual è la parte meno interessante del video. La roba che sto lavando non è davanti a me, ma è giù. E quindi io, stando giù, non ho i capelli in faccia. Piatti decisamente fatti, andiamo in bagno. Odio queste inquadrature dal basso, ma è l'unica che riesco a fare per farvi vedere bene tutto. Ora, il mio piano è di cercare di lavarmi con lo stesso principio del lavare i piatti, quindi tenendo la testa in basso. Lavarsi i denti con tutti i capelli davanti non è proprio il massimo. Ok, direi che questo metodo ha funzionato abbastanza, tenendo la testa in giù, quindi continuo. Mi viene sempre da toccarli, ho un capello in bocca, non ce l'ho più. Continuiamo con questo metodo, metto sempre l'acqua di rose, me l'ha insegnato la mia nonna. Adesso intanto che asciuga farò una cosa molto sexy. La crema sulle gambe, sempre mettere la crema sulle gambe dopo una certa età è l'unica salvezza. Crema sulle gambe messa, adesso la mettiamo in face. Non so se vi interessa, ma io in faccia mixo due creme, la crema solare, anche quando non c'è il sole come oggi in teoria dicono le beauty influencer che va messa sempre, e una crema semplice idratante che poi rimetto anche la sera. Saranno tutti incremati poi alla fine i capelli, che schifo. Facciamo il letto. Fatto, adesso scelgo cosa mettermi addosso. Per favore non fate caso al disordine. Adesso, cercando di censurare il censurabile e comunque di farvi vedere l'essenziale, andrò a vestirmi sempre con i capelli davanti alla faccia. È l'ultima parte della nostra morning routine. Finalmente posso. Ho la faccia sudatissima. Spero che voi siete arrivati fino a qua. Se vi è piaciuto il video, se vi è piaciuta questa sfida, se avete intenzione di riprodurla, qua sotto nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, qual è stata la parte più esilarante secondo voi. So che state pensando, cosa sarà mai fare la morning routine con la coda davanti alla faccia. Uno, avete i capelli medio lunghi,
secondo me è difficile. Se ce li avete lunghi, ancora di più. Due, per poterlo dire, dovete provarci. Qua sopra trovate tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi, ovviamente sostenermi. Invece qua sotto è la mia mail per le collaborazioni e corrispondenze. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like di supporto e se pensate che questo challenge possa divertire i vostri amici, parenti, tutti quelli che conoscete, condividetelo su tutti i vostri social. Se vi piace questo format, questo canale, tutto quello che faccio su questa piattaforma, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo con il prossimo video lunedì 17 agosto con Danza con Joe. Invece la prossima challenge sarà ovviamente il 15 settembre. Un bacione e ci vediamo alla prossima challenge.